Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno letteralmente perché anche oggi mi sono svegliata da circa un'ora. Se mi vedete un po' lucida, ho appena finito di fare skincare. Comunque, cosa andremo a fare in questo video? Ho fatto un ordine un po' su Pinkpanda comprando un po' di prodottini. Due palette, una di Nabla e una di Revolution, che andremo a provare nel prossimo video in cui faremo un po' un makeup pazzo colorato. E qualche prodottino da skincare, quindi un tonico e un detergente. Ma soprattutto ho visto che c'era questa offerta in cui ti regalavano una mystery box floreale. Questa mystery box floreale. E quindi oggi andremo a scoprire cosa c'è in questa mystery box e ci faremo un bel makeup, sperando che ci siano dei prodotti che mi diano la possibilità di fare un bel makeup. Prima di iniziare il tutto vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere like se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, sono molto molto curiosa, speriamo che non sia un flop. Ho deciso di fare questo video anche perché sono sempre stata tentata da queste mystery box e la mia paura è che dentro ci siano soltanto, diciamo, prodotti un po' di scarto, prodotti un po' che non compra nessuno, così. Volevo anche testarla per, nel caso, consigliarvi questo acquisto o meno. Allora, come prima cosa vedo una cosa bella grande, ed è un pulisci pennelli. Vabbè, sempre utile, per l'amor di Dio, sempre utile. Carino che c'è il buco per metterlo nella mano e tre texture diverse per metterci il pennello e lavarlo. Carino, di silicone, dai, è anche molto cute questo cuore. Ci può stare, ma insomma, niente di pazzesco. Prossimo prodottino che andiamo a trovare è Maiani Petite Highlighter. Io Maiani, sinceramente, posso dire ignorante, probabile, non l'ho mai visto, così, nella plastica, vabbè ragazzi. Un po' cheap, sì. Questo highlighter mi sembra molto scuro, è un po' scuretto. Vabbè, dai, si può fare, si vede, dai, è abbastanza luminoso, anche questo, mi aspettavo di meglio, possiamo dirlo? Non ci demoralizziamo perché dentro ci sono ancora due prodotti, no, tre, cos'è? Che box oscena, cos'è questo? Sembrano tipo i lucida labbra della Choè, ai, sembra tipo un lucido però pigmentato. Andiamo a testarlo, sì, però è di un rosa, cioè, chi è che mette questo rosa? Rosa bambino? Che pazienza. Per il momento, tra l'altro, non c'è neanche niente che mi possa permettere di fare un minimo makeup. Speriamo nelle ultime due cose. Ti prego. Ragazzi, che dire? Uno smalto dello stesso colore del... Ma che brutto, ma che prodotto è? Ma lo smalto, dai, cioè... Rosa maiale come quello, non mi piace, non mi metto lo smalto, mi faccio il semipermanente barra ricostruzione, quindi inutile. L'ultimo prodotto, speriamo che sia quello che ci dia della gioia, ha un po' una forma di palettina, quindi please. Pastel Tropic della marca Lovely, mai sentita anche questa. Beh, not bad questi colori, ragazzi, not bad, carini, mi piace molto questo verde qua, il rosso spacca, ci sono anche dei colori un po' più neutri, quindi diciamo che è versatile. Niente male, direi che possiamo andare a fare un makeup con questo prodotto. Questa box, devo dire, un po' deludente, però comunque secondo me rimane sulla linea della flower bag, quindi dai, quello approvato. Il resto potevate impegnarvi di più, Pinkpanda, potevate impegnarvi di più. Eccoci qua, tornati con grande furore per provare i tre prodottini che abbiamo trovato all'interno di questa proprio cornucopia di ghiottaglie. No, non è vero. Questo e anche l'highlighter. L'unica cosa che mi rende un po' hypata è questa bella palettina qua. Tra l'altro ha anche lo specchio, quindi... Ma dobbiamo vedere quanto performanti saranno questi ombretti. Vedremo. Io intanto ho fatto la base. Andrò a mettere questo illuminante. Cioè, capito? Vederlo proprio così mi dà già vibes di povero. Prendiamo un pennellino da illuminante e lo andiamo a mettere... Vediamo un po' cosa ci dice. Beh, ragazzi, non si vede la discromia della pelle, ma pazzesco. Ritiro tutto. Gran prodotto. Un po' di fallout, se dobbiamo trovarci un difetto. Adesso ne vado a mettere un po' anche sotto l'arcata sopraccigliare. Molto luminoso. Poi per l'estate questa luminosità proprio volo via. Sì. Poi sul nasino, ovviamente.
illuminante fatto, spero che si veda la luminosità. Mi piace moltissimo, cioè questo diventerà uno dei top highlighter, veramente. Favoloso, bravi, bravissimi, bravissimi. Però comunque rimane che questa cialdina è veramente povera, misera, miserissima. Torniamo a noi e andiamo a provare questa bella palettina. Io direi che possiamo usare questi colori un po' più sobri, rosso compreso, perché il rosso è il mio colore preferito, quindi ci sta, dai, facciamolo. Perché i colori pazzi, come vi ho già anticipato, saranno utilizzati nel prossimo video con le palettine che ho comprato. L'unica cosa è che effettivamente in questa palette non c'è neanche uno shimmer, ma zero. Sarà difficile fare un trucco soltanto matte così, perché non sono molto nel mood vista la stagione, ma questo abbiamo, questo va bene. Vado a prendere intanto questo colore chiaro qua e lo vado a stendere per tutta la palpebra, così intanto iniziamo a vedere come performano. Mi sembra top, ragazzi, grande pigmentazione, cioè di solito i colori molto chiari hanno una pigmentazione un po' misera. Sono molto contenta, questo colore super approvato. Ora con cosa andiamo? Con cosa andiamo? Io direi che possiamo iniziare a dare un po' di dimensione con questo colorino qua. Andiamo con un pennellino da sfumatura. Mi sembrano molto pigmentati questi colori, un po' polverosi, ma detto fatto, dov'è il mio colore? Molto sottile, come marrone. Lo usiamo tipo come colore di transizione, niente che si debba vedere più di tanto, quindi va bene così. Però belli polverosi, madonna. Però non mi dispiace, dai, come colore, molto naturale. Vado verso l'alto, come sempre. Sfumo, sfumo, sfumo. Qua stiamo andando proprio anarchi oggi, non so proprio, non sono molto ispirata, vi dico la verità. Ora canna maffa. Direi che possiamo passare al rosso. Mi piace troppo questo rosso fuoco, quindi lo voglio usare e lo andiamo a mettere nella piega. Oh, questo è proprio un bel rosso, ragazzi, guardate, molto pigmentato, si sta fondendo giustamente con anche il marrone, quindi utilizzato da solo probabilmente ha un altro effetto, però devo dire che molto figo. Poi tra l'altro con anche il marrone lo rende un po' più, forse meno acceso, ecco, e quindi not bad se si vuole fare un trucco un po' più sobrio come nel mio caso, ragazzi, perché io oggi devo andare a lavorare. Se vado a lavorare con il trucco, che non c'è niente di male, lo farei tranquillamente, lo sapete. Però se dovessi andare a lavorare con il trucco tropicale, ecco, magari. Però ragazzi, questo rosso proprio pam pam boom boom. Grande questa marca Lovely. Poi comunque andrò a controllare, magari vi metto i prodotti che ho usato nel box delle informazioni. Secondo me questo non è neanche un prodotto estremamente expensive e si sfuma da Dio soprattutto, che è la cosa più importante, cioè vedete? Ma comunque il marrone rimane. Si vede che sotto c'è anche un altro colore di transizione, ovvero il marrone. Quindi secondo me è un po' questo il senso, cioè se vi ricordate l'ultimo video che ho fatto di Kiko, c'erano i colori che si perdevano l'uno nell'altro. Mo cosa facciamo? Mo mettiamo il rosa? Cosa facciamo? Sì, mettiamo il rosa. È che, capito, senza uno shimmer io sono un po' in difficoltà, devo dire la verità. Ho grandi aspettative, vediamo. Sì, questo rosa è molto, molto sottile, ragazzi, che dire. Sulla palette sembra più rosa vista dalla palette, però comunque non mi dispiace, rimane comunque pigmentato assolutamente. La differenza comunque tra i due occhi direi che si vede. Carino, sì, carino. Adesso vado a prendere un po' di shimmer, lo metto qui all'interno, giusto così all'interno dell'occhio. Madonna che polvere, ragazzi, avrò l'occhiaia tutta brillantosa. E già, insomma, ultimamente queste occhiaie mi stanno facendo penare. Cosa ne dite? Vi piace? Molto semplice, ovviamente. A me piace molto, vi dico la verità. Adesso voglio provare a dare un altro po' di dimensione. Voglio metterci il viola centrale, cioè viola un po', boh. È giusto per dare un po' più di dimensione. Secondo me con questo rosso ci può stare molto bene. Sì, ci sta molto bene. Posso anche abbondare. Con un pennello di sfumatura lo riprendo e vado nella crease. Mi allungo anche per sfumare un po'. Carino, sì, mi piace di più con questo. Oggi, come vedete, sono molto confusa. Scusate se questo video sarà un po' confusionario, ma oggi sono in questo mood. Adesso andiamo ovviamente alla rima inferiore. Prendo il mio rosso pazzo e lo vado a mettere attaccatissimo
benissimo alla rima inferiore, attaccatissimo, vedete che fa un effetto diverso rispetto a quello che abbiamo su, perché appunto sotto non c'è il marrone, molto più intenso, ma lo andiamo un po' a smorzare adesso con appunto il violaceo che abbiamo appena usato. Pennellino da sfumatura e andiamo a prendere il violaceo, poco, e sfumiamo. Ultimamente mi piace molto sfumare la rima inferiore, anche un po' abbondantemente. L'unica di questo viola, bisogna stare attenti perché non vorrei che facesse l'effetto occhiaia, appunto, come ho detto già prima, ne ho abbastanza, già per conto mio. Bene, il trucco occhi, ragazzi, direi che è terminato. Se ci fosse stato un altro shimmer rosa, sarei impazzita. Sarebbe stato proprio un trucco on fleek. Ma anche così, soltanto con una punta di illuminante dentro, comunque già la base è abbastanza luminosa, quindi sopperisce alle mancanze dell'altro. Mi piace molto, mi piace moltissimo. Eccoci tornati con il trucco terminato. Praticamente vi devo dire, mi piace moltissimo. Le ciglia mi sono venute un po' male, ho usato un po' un mascara brutto, però che ne dite di questo trucco? Questo rosso alla fine, anche mischiato a altri colori come questo violaceo che abbiamo usato e il marrone, devo dire che dà un effetto bellissimo. Passiamo al tasto dolente, ovvero questo è lucida labbra del Choè, questo gloss del Choè. Che dire, ragazzi, io lo metto, ma tanto so già che me lo tolgo, eh. Sapore buono. Allora, come consistenza non è quello del Choè, e anche come sapore, fortunatamente mi aspettavo già quei sapori di plastica che hanno quei gloss lì, però a me sta decisamente male. Cioè sembra, boh, non lo so, tipo le labbra delle Barbie, non lo so, brutte. No, ma poi io sto malissimo in questo colore palesemente, cioè, no. No, poi guardate la texture. Terribile? No. Scadente proprio. Togliamolo subito. Bocciatissimo. Non so perché ultimamente si bocciano sempre i rossetti. Sarò io che avrò un'avversione verso di loro? Chi lo sa? Può darsi. Osceno, decisamente. E quindi niente, ragazzi. Il rossetto bocciato, cioè, ma lo sapevo già in partenza che questo sarebbe stato bocciato, che dire. L'highlighter, tanta roba, bellissimo. Uno dei più luminosi mai usati. Proprio va quasi al pari di quello di Jeffree Star che uso sempre. La palette mi ha sorpresa perché non vedendo shimmer così mi ero un attimo demoralizzata, ma è tanta roba. Mi è piaciuta moltissimo. Non vedo l'ora anche di provare i colori più pazzi, tipo gli azzurri, il viola, così. Il verde anche, che il verde mi piaceva tantissimo. Questa palette la promuovo tantissimo, soprattutto perché comunque ha anche colori basici. Nonostante abbia tanti colori pazzi, anche dei colori basici, tipo il rosino, il marrone, quel viola che comunque è utilizzabile anche per dei make-up abbastanza sobri e abbastanza neutri. Io ho adorato. Alla fine questa box me l'aspettavo migliore, devo dire la verità, ma ne è uscito un trucco occhi molto figo, quindi va bene così. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate like, ma questo ve l'ho già detto, e iscrivetevi, questo va già detto anche. Io vi aspetto nel prossimo video in cui proveremo le palettine che ho comprato da Pink Panda, molto molto pazze, molto molto estive. Io vi saluto, vi mando un bacio e ciao.